Allora, ragioniamo un attimo. Cosa succede in questo caso? Succede che se io vado a triggerare il mio riverbero, scusate, il mio rullante, e gli do la mandata, questo torna qua, lo vedete? E torna all'interno come ritorno del mio drum rack. Va bene o no? Io potrei volere invece che tornasse qua, diciamo, nel mio ritorno effetto di Ableton vero e proprio, dove vado a far entrare anche altre cose. Quindi io potrei avere una situazione dove, allora io vado qua, allora crea, inserisci ritraccia di ritorno e ne faccio due. Vedete che adesso se io gli dico non andare al rack output, ma vai direttamente a un'altra traccia, lui va. Quindi posso dire, per esempio, che questo ritorno, guardatemi bene, va al ritorno A e questo al ritorno B. Quindi quando vado a triggerare il mio stesso rullante, vedete che è un ritorno come se fosse un ritorno di Ableton. Questa è una cosa che forse adesso vi tornerà strana, però è molto utile. In tante occasioni ve ne dico una, soprattutto quando io vado poi a esportare le tracce per fare magari il mixaggio in studio, ad esempio, tracce separate, le tracce di ritorno vengono esportate come tracce separate. Quindi io ho i riverberi, i delay, tutti separati dal drum rack stesso, quindi posso poi ancora andare a fare un mixaggio differente. Ci siete? Invece, per farvi capire il contrario, quello che rimane all'interno del drum rack rimane esportato come unica traccia, fondamentalmente, perché io quando vado a esportare questa traccia viene esportata singola. Ci sono, adesso non mi chiedete se si possono dividere, certo, si può fare tutto, si possono poi anche andare a dividere, posso aprire tante tracce audio, schiacciare rec e indirizzare ogni cella in quelle tracce e registrare tutto audio. Lo posso fare, non c'è nessun problema. Però di per sé, così, come base, non posso separare nulla all'interno di questi drum rack. Però qual è il vantaggio? Ripeto, rispetto una batteria che vedrete che come battery, ad esempio, o una batteria come potrebbe essere la batteria di Logic, qualsiasi drum machine. Il valore aggiunto qua, secondo me, è che io all'interno di una cella posso mixare già, cioè posso mettere tutti gli effetti che voglio, perché io sul kick adesso, guardate, vado a mettere degli effetti, no? Quindi vado a, guardate, a cliccare sul sampler e lo voglio rimpicciolire, perché vedete, non voglio andare avanti a destra in questo modo qua, ma voglio vedere subito tutto. Quindi doppio clic sulla device e la device viene mandata ridotta icona, diciamola così, viene proprio rimpicciolita. A questo punto vedete che io posso andare a inserire un bel distorsore solo ed esclusivamente sul kick. Ecco, sul rullante ci mettiamo magari che cacchio ne so, un compressore, va bene? E via dicendo. Siamo, quindi avrò e posso andare in maniera infinita, equalizzatori, cioè tutto quello che avete, anche se volete usare tipo i plugin della Waves per dire, no? Tutto quello che volete può essere mixato già. Quindi posso avere poi un'ulteriore necessità di esportare separatamente e anche a gruppi, perché poi vi farò vedere la struttura a gruppi, però è anche vero che ne ho meno necessità di altri plugin, perché posso mixare come se fossero delle tracce vere e proprie già all'interno del drum rack, quindi posso esportare un audio stereo che è già uno stem, che è già un mix pronto, preparato, che picchia, che funziona e tutto quello che vogliamo. Va bene?